Ciao a tutti! Oggi voglio condividere con voi i regali che mi ha portato mia sorella dall'America. Infatti, lei è stata un mesetto circa in Florida. La prima cosa che voglio mostrarvi è questo set da 5 paia di calzini di Stitch, a parte, vabbè, uno in cui c'è Lilo, ma negli altri c'è sempre Stitch e sono fantastici. A me piace tantissimo Stitch, quindi li trovo davvero super carini. A parte che sono coloratissimi, ma poi ognuno ha un disegno diverso, è proprio sono fantastici, mi piacciono davvero tanto. Questi li ha presi da un negozio che si chiama Hot Topic, da cui ha preso anche questa maglietta che mi piace tantissimo, l'avevo vista su internet, adesso ho la maglia davanti, non so se si vede. È fantastica. Ovviamente questa fa parte dell'Attacco dei Giganti in formato chibi ed è bellissimo perché c'è anche Levi e io ce l'ho identico anche come portachiavi, è bellissimo. A parte che c'è ancora l'etichetta, non l'avevo vista, di Hot Topic. Vabbè, la leverò prima o poi, ma è stupenda questa maglietta, mi piace tantissimo. Parlando sempre di abbigliamento, mi ha preso anche questa maglia da Forever 21, ha praticamente le maniche corte ed è tipo crop top, color rosa cipria, secondo me è bellissima, anche elegante, semplice, comunque non ho una cosa di questo tipo, quindi mi piace davvero tantissimo. Una cosa che avevo chiesto assolutamente a mia sorella di portarmi è questo rossetto di MAC, siccome qua MAC da noi non c'è, ed è Heroin. È praticamente un viola fantastico, secondo me è un colore magnifico quello che ho sulle labbra adesso e mi piace da matti. Non ero sicura che mi stesse bene perché ovviamente quando vedi una cosa magari anche su un'altra ragazza non è detto che ti stia bene, ma mi ero innamorata del colore e vedendo adesso come mi sta addosso mi piace ancora di più, mi piace tantissimo. Non so perché ultimamente mi è presa questa mania dei rossetti un pochettino forti, questo mi piace tantissimo, mi piace davvero molto. Un'altra cosa di cui mi ero innamorata già tempo fa, ma che ovviamente qua non ero mai riuscita a trovare, sono questi burro cacao della EOS che sono fantastici. A parte che la forma mi piace davvero tantissimo, che è tipo a uovo, e praticamente si svitano e all'interno ecco qua il burro cacao da mettere, è fantastico. Questo qui ad esempio che mi ha preso è al mirtillo, poi ne ha presi altri in comune, e questo è al cocco e latte, penso, così a strisce, dolcissimo, fantastico. Questo qua invece è al melograno e poi ancora inscatolato c'è quello alla fragola. Un'altra cosa che mi ha portato sono queste caramelle di Hello Kitty a forma di fagiolo, che non so se vi è mai capitato di vedere un cartone, un telefilm americano dove ci sono queste caramelle che hanno proprio una forma fagiolo. Sono proprio tipo dei fagiolini. Non ho idea di che cosa possano sapere, quindi proverò adesso. Ne proverò una. Oh, la facciamo. Hanno una consistenza abbastanza dura. Invece sono morbide. Questo è tipo fragola. Con bontà. Forse non tutti sapete che ho una lieve fissazione per Starbucks o comunque i drink tipo Starbucks, cioè mi piacciono molto e mi piace anche provare a ricrearli, diciamo, a casa. E quindi mia sorella mi ha preso questa tazza di Starbucks che è semplicissima, trasparente di plastica, che ha praticamente delle linee per segnare ad esempio delle dosi per fare appunto i vari drink ed è fantastico secondo me, mi piace tantissimo anche il suo tappo sopra che si svita e si avvita ed è fantastico, non aspettavo altro. Assieme poi alla tazza di Starbucks mi ha preso questa confezione che è praticamente un preparato per tipo mochaccino, il caffè mocha. E un altro invece, questo qui è per una bibita fresca, penso, sempre un preparato. Questo invece ha mirtilli e ibisco, che devo provarli, ma questo so già che mi piace un sacco, questo invece sono molto curiosa di sperimentare. Ultima cosa, ma non meno importante, è un personaggio peloso, fantastico, che mia sorella mi aveva scritto e si chiamava Cucaraccia. Infatti non capivo che cos'era, ma in realtà è Ciubecca.
Questa l'ha presa da un negozio che si chiama Old Navy, è un negozio sempre di abbigliamento ed è fantastico. A parte che è super peloso e bellissimo, ma poi. Fa anche verso, è troppo bello, morbidissimo. Queste erano tutte le cose che mi ha portato mia sorella dall'America. Sono davvero felicissima perché sono tantissime. Molte poi gliel'avevo chieste, ma non sapevo se poi avrebbe avuto la possibilità o meno di prenderle. Quindi sono davvero felicissima e quindi ti ringrazio tantissimo, Ale, se stai guardando il video. Sei davvero una sorella dolcissima. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutte le cose che mi ha portato, se anche voi siete state all'estero, avete cercato disperatamente qualcosa che magari qui appunto non si riesce a trovare, tipo Starbucks. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!